Quadisti, domenica, finito il parco chiuso, finito il podio, cioè, abbiamo visto più pistoni, fasce, cilindri, dadini, dadozzi in parco chiuso che moto. Signori, Valerio, Alex, capi meccanici, responsabili motori del Team Cozzi Honda, in 20 minuti avete aperto una Honda della QX2 di Mattia Torraco, una Honda di Nicola Montalbini della QX1. Entrambi i mezzi sono stati verificati e sono stati idonei alla categoria nella quale sono state iscritte. Quindi Mattia Torraco aveva più di 449 cc, Nicola Montalbini aveva 449 cc. Quindi è perfettamente a regolamento. Ci hanno detto che hanno impiegato più i tecnici federali a verificare le misure di quanto abbiate impiegato voi ad aprire un mezzo che ha appena finito una gara veramente caldo e a dargli in mano teste, cilindro e pistoni. Alex, dici. Beh, c'è da dire che frutto di questa velocità è determinata dal lavoro che si svolge in officina, che è veramente tanto, e quindi noi questi motori qua li smontiamo e rimontiamo parecchie volte per controllarli e perché non succedono noie tecniche, tutto così per verificarne il giusto utilizzo del motore. Quindi a furia di smontare e rimontarli, diciamo che la velocità è dalla elevata. Nostra parte, esatto. E che dire, oggi abbiamo colto altre belle vittorie, stiamo andando forte. Le innovazioni sia elettroniche che a livello di motore sono andate bene anche oggi, perché ne abbiamo portate ancora di più per dargli ancora più birra, sempre da parte del nostro team manager Cozzi Giuliano, che non si ferma mai. Non si ferma mai, è un vulcano, come dici te. Grande Giulio. E che dire, i risultati sono arrivati anche oggi. La nostra squadra, perché c'è da dire che c'è anche il signor Mustafa e il signor Joseph. Che li inquadriamo, Valerio, sì, sì, Alex. Esatto, che sono loro. Eccoli qua. Che sono anche loro un gran lavoro. Se si fanno in quattro, anche loro fanno parte della squadra e ce la mettono tutta. Quindi un merito anche a loro. E che dire, i piloti si sa che sono delle manette e si sono presi le loro soddisfazioni. Diciamo che è stato un grossissimo risultato. Complimenti veramente ragazzi, complimenti Alex. E adesso vale una domanda per te Valerio, perché le persone che stanno a casa non sanno che i piloti professionisti, Nicola Montalbini per esempio, è vincitore del campionato europeo dell'ultima prova in Germania, si deve allenare ovviamente due o tre volte, lo stesso fa Mattia Torraco, quindi non solo avete i mezzi per le competizioni, ma i piloti hanno anche i mezzi con i quali si allenano su per settimana nei vari crossodromi. Ovviamente. E per esempio sappiamo che Nicola Montalbini voleva la moto per allenarsi, l'abbiamo visto sabato discutere con te che voleva andare via la moto e ce l'avete fatta dare la moto a Nicola. Sì. Che ricordiamo che domenica c'è la Danimarca, quindi certo. Muletto per la Danimarca, moto da gara per la Danimarca. Due moto e mezzo, un'altra verrà finita settimana. Quindi non avete smontato due motori, ne avete smontati un'esagerazione in questo più weekend. E ragazzi, quanta esperienza ci vuole per arrivare a questi livelli, veramente a smontare due motori in 20 minuti? Si vuole la voglia di farlo e basta. È troppo semplice Valerio, veramente troppo semplice. La voglia di farlo, la concentrazione e muovere le mani, basta. è così facile, quasi lo faccio anch'io, non riesco neanche a tirare giù la candela in 20 minuti. Siete stati veramente dei grandi, seguirete anche voi la Danimarca? Certo. Qualche news per la Danimarca? No, partiamo verso il fine settimana, poi dalla Danimarca ci portiamo in Polonia. Ah, non tornate neanche a casa? No, non torniamo a casa, ci fermiamo per qualche sessione di allenamento nei vari circuiti. E giù motore un'altra volta? No, spero di no. Diciamo che le evoluzioni tecniche per la Danimarca sono andate bene oggi che le abbiamo montate, quindi è una marcia in più, ecco. Andiamo lì in Danimarca con una marcia in più. Ragazzi, com'è dai box vedere dei domini? Perché, sinceramente parlando, QX1 Nicola Montalbini, salto della... Vabbè, uno dice, ok, Nicola Montalbini. QX2 Mattia Torraco, non l'abbiamo più neanche definito un astro nascente, una giovane promessa italiana, perché un pilota che si permette di fare il podio all'europeo non è più una giovane promessa, ma è una realtà.
è una realtà del quad cross italiano. Non è proprio un giovane pilota, ma ricordiamo anche Maurizio Bianchi in testa al campionato QX4. Cioè, come diciamo che questi com'è dai box qua, vederli ogni categoria avere e Scholfi comunque secondo Scholfi, posto secondo concreto sono, sempre sono grandi soddisfazioni, anche perché loro veramente si impegnano tanto anche a livello di allenamento fisico, perché si preparano anche in palestra con degli allenamenti belli tosti, e sul quad quando va all'allenarsi. Alex, ma coordinati da te, se no gli spezzi le braccine. Io tento sempre di spronarli, diciamo che ecco Mattia fisicamente diciamo che è il più preparato, perché veramente tutti i giorni fa 2 ore e mezza, 3 di bicicletta, e sul quad ci si allena poco, quindi a livello fisico veramente Mattia è tosto. Non so se ci sono piloti preparati come lui a livello fisico. Diciamo che Nicola, anche lui non si può dire niente, ma diciamo che il toro ha l'opportunità di girare magari un po' di più, però comunque la classe insomma ce l'ha, e l'ha dimostrato anche oggi. C'erano quei panettoni lì che come li faceva il salto lui, della casina era spettacolare, non li faceva veramente nessuno. Però c'è il signor Mattia Torraco che sta salendo veramente tanto, quindi tanti complimenti a lui, perché si e non aveva mai visto la pista, non dimentichiamoci di Maurizio Bianchi, che anche lui in palestra adesso si sta picchiando forte. Ma gliel'hai fatta tagliare tu la barbetta al Bianchi, che non ha voluto ammettere il perché diciamo di questa mancanza della barbetta. Si impigliava dentro un manubrio quando ritornava dai salti, non lo so. Però diciamo che sta salendo su anche lui molto di livello, perché i nostri piloti veramente ci danno tanto. Non dimentichiamoci anche Davidino, che purtroppo questo motore qua è esasperato, ma con la Yamaha lì, porca bestia, va forte, bisogna dirlo. E comunque secondo posto, oggi ha lottato diciamo veramente in gara 1 in modo aggressivo. Certo, cioè, a livello di pilota lui può dare di più se gli diamo un mezzo un po' più performante. Che dire, ci lavoreremo anche su di lui, non è che non ci lavoriamo, ma non è ancora abbastanza, ma ce la faremo, è un'altra sfida. 4 categorie su 4 le prossime. Dai. Esatto, non è facile, però noi ce la mettiamo tutte, i risultati arrivano, dai. Spero che anche Davidino gli faremo tornare il sorriso, dai. Alla grande. Valerio, Alex, siete stati dei miti, complimenti ancora. Grazie anche a te, saluto.